Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tuttotech. Oggi finalmente siamo in due, come detto l'altra volta. A volte ritornano. Bisogna avere un po' di pazienza per riavere con noi Marco, perché comunque è preso a un po' di cose personali da fare. Ma detto questo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e poi mettere un bel mi piace. Questo aiuterà il canale ad essere visto sempre più. Anche siamo sopra i 10.000. Siamo oltre i 10.100. No? Questa cosa è veramente importante. Però di questi 10.100, raga, 10.100, ma visualizzazioni, dai, su. Arranca un po', Dai, tirate sta campanella, facciamo vedere i video. Dai. Detto questo, nel video di oggi che vi presentiamo, vi presento mio fratello. Ah no, questo già lo conoscete. Vi presentiamo la possibilità di connettere l'Echo Dot di quinta generazione o di quarta generazione direttamente alla Fire TV Stick. Io ho una Lite semplicissima, ho la Fire Stick TV, quella base. Non è un video che riguarda le 4K e tutto il resto, perché quelle hanno la possibilità, grazie a questo affarino qua, di avere un menu dedicato per creare l'effetto on theater. Esatto, quindi noi avevamo visto questi video e abbiamo detto: ah, possibile che non si può fare nient'altro se per i comuni mortali non vogliono spendere un capitale per la chiavetta super One as Gana Webs della Fire Stick. No, anche perché l'audio di questi televisori veramente a volte è una cosa. Di solito quello che si tiene in cucina o nella cameretta, diciamo che l'audio non è un granché, di solito è quasi sempre tutto ambientato, racchiuso in un angolo, e quindi già quella, la posizione non aiuta. In più di solito è mono generalmente. No, ma fosse anche stereo, il problema è che riducendo le dimensioni le casse sono sempre più piccole. Vabbè, questi qui sono altri problemi che non ci riguardano. Comunque abbiamo scoperto che praticamente, tra l'altro soprattutto con l'Echo Dot di quinta generazione che Michi ha preso, l'audio è migliorato tantissimo, l'ho sentito prima, è proprio bello, pulito. Poi, dei bassi favolosi. Esatto, sentirete anche voi, speriamo che si intuisca per bene dal video. E niente, vi faremo vedere la procedura, che è abbastanza veloce, sì, nulla è di trascendentale, però può essere utile. Quello che vi premettiamo è che non abbiamo la possibilità di farvi sentire la musica, perché? Perché ci sono i copyright. E se per caso mettiamo una canzone, ci fregano il video. Quindi quello che possiamo fare è proveremo a mettere uno spezzone di un film alla parte audio, anche perché i problemi che vengono riscontrati maggiormente sono quando connettete questi dispositivi è per migliorare il parlato dei film. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere la procedura. Sinistra. Vamos! Siamo davanti al televisore e adesso vi faccio partire anche la registrazione dello schermo. Allora, per prima cosa andate sulla app, naturalmente del vostro assistente vocale, e cliccate su Echo e il nome dell'assistente. Poi selezionate l'Echo da dover configurare. Dopodiché sotto troverete stato Bluetooth disconnesso. A questo punto entriamo in questa schermata e andiamo su dispositivi Bluetooth. Naturalmente non c'è nulla di configurato. Adesso andiamo a cliccare sulle impostazioni, quindi sulla rotella che c'è nel menu. Ci spostiamo fino alla voce controller e dispositivi Bluetooth. Fatto questo, andiamo all'ultima voce altri dispositivi Bluetooth. Aggiungi dispositivo Bluetooth e intanto sulla app cliccate associa un nuovo dispositivo. E intanto sull'Echo si accendono le luci blu che girano, che sta a significare che sta facendo la ricerca. Quindi praticamente sta facendo il pairing e, come leggete, associazione, quindi dopo aver cliccato sull'Echo Dot, ecco fatto. Ora che il dispositivo è associato, la prossima volta ti basterà dire: connetti il mio telefono. Come vedete anche sull'applicazione compare la scritta che abbiamo collegato la Fire TV Stick. Adesso procederemo a farvi sentire l'audio. Perfetto, abbiamo fatto l'introduzione, abbiamo fatto tutta la procedura. Dopo questo semplice collegamento andiamo a sentire effettivamente com'è l'audio. Abbiamo scelto un pezzo parlato di un film famoso. Esatto, molto famoso, per vedere appunto come si comporta.
Sentiamo un po'. Siamo tutti parte della stessa squadra. Siamo al volume 3, proviamo ad aumentare. Signori, in questa scuola si impara a combattere. Chi arriva secondo non viene classificato. 6, 7. Potete andare. Andiamo. Massimo. Il pannello per i non classificati è nel bagno delle signore. Allora, come avete potuto notare, l'audio mette molto di più in evidenza quello che è il parlato, cosa che invece con il televisore parecchi si lamentano, anche con l'on theater, parecchi si lamentano del fatto che il parlato ha un po' di difficoltà ad emergere rispetto alla musica, piuttosto che agli effetti sonori e quant'altro. Con questo avete potuto sentire questo pezzo che vi abbiamo messo in play, che invece il parlato si evidenzia parecchio. Veramente, sono rimasto molto sorpreso anch'io, sinceramente, quindi non è soltanto una cosa così, ma può essere, per esempio, anche in questa situazione, proprio in cucina, se magari stai mangiando così e ti vuoi vedere qualcosa, già avercelo anche qui con un volume non così esagerato, naturalmente, lo apprezzi già molto di più, secondo me. Per adesso, almeno, abbiamo potuto ascoltare anche, non registrando, un po' di canzoni, le parti audio, e devo dire che quello che dichiarava Amazon nel miglioramento, soprattutto della profondità dei bassi e soprattutto nell'avvolgimento del suono, e lo confermiamo, hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Mi raccomando, se avete l'intenzione di acquistare un Echo, che può essere questo di quinta generazione, il 4, ma guardate che non dovete neanche disdegnare così tanto la terza generazione, perché comunque sì, non ha un audio così eccelso, però se volete entrare nel fantastico mondo dei nostri assistenti vocali, il 3 va più che bene per iniziare. Vi lasciamo qui sotto in descrizione tutti questi prodotti che potete cliccarci sopra e acquistarli direttamente da Amazon. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!